Buongiorno a tutti. E allora ci siamo, benvenuti ad una nuova puntata di Bring Your Bike in Abruzzo. Sei appeso, eh? Siamo di nuovo affiancati dalla Transiberiana d'Italia. La bellezza del cicloturismo è anche questa. C'è nessuno! Dice che Pacentro sia stato costruito su la pietra giacinta. A monte per lo colle e ci stai due giorni belle. È un'idea nata nel 2017. Pare, ma qua si mangia bene. Parleremo anche un po' di un altro fenomeno molto importante, che è il cicloturismo sportivo. E quando arrivarono costruirono tutto il monastero. Tutti quanti a venire a Palena. Ecco Santo Stefano. Abruzzo non si batte. Ne vale sempre la pena in Abruzzo. Allora ragazzi, tecnicamente superato il fiume Aventino inizia la parte dura di questa salita. Ciao, io sono Pedro. Qua puoi bloccare anche la sospensione volendo. Bravo! Ed il paesaggio qui comincia ad essere veramente strepitoso. Tenetevi forte. Si incomincia a vedere, vedi la catena della Laga, quello è il Monte Camicia. Abruzzo di là. Ricordatevi, la bici a bordo la offre la regione. Vi presento Claudio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ci allontaniamo da Vittorito a malincuore. Ragazzi, ci si copre. Questo è proprio il set di, continuano a chiamarlo Trinità, e ne voglia di abbracciarla. E cucineremo dei carrati come piatto tipico del territorio, di pasta bianca senza uova. Oggi da Giuseppe me lo fa raccontare di un vino che non conoscete voi. Bene, allora un giorno verremo e ci racconterà una delle leggende per cui questo bar si chiama, tutti quanti lo conoscono come Gaeta. È una passione fresca fresca. Quale sarà? Nei pressi di un borgo, di una cittadina che merita davvero una sosta più lunga. Ringraziamo innanzitutto Pierlisa che è qui ad aspettarci per parlarci un po' delle sorgenti del fiume Pescara. Portarci verso gli altipiani, verso sud. Siamo al chilometro 90 della Tiburtina. Che cos'è questa cosa dell'ambassador? Me lo sono scritto qua. Abbiamo raccontato una storia sui trabocchi. Cesare! Venite a celà. E allora ci siamo, anche questa puntata di Campo Imperatore sta per finire. Ok, la Scozia. Interrompo la comunicazione per farvi vedere il tramonto. Siamo arrivati a San Vito Chietino, dove ci fermiamo per una pausa pranzo. Si chiama Valle Vo. Subito all'inizio della salita, problema tecnico. Questo è il ritmo mio alla Remogna. Stavo a scherzare. C'è una piccola salitina, ma ne vale la pena. Questo qui è una parte dell'altipiano delle 5 miglia. Quanto siamo? 1785. Fiume Sangro era parte della linea Gustav. L'Abruzzo non si batte. Stop, buona. Allora ricordatevi, l'Abruzzo non si batte. E l'Abruzzo non si batte, Palena nemmeno. Si chiude questa puntata.